distesi, il loro cuore ti hanno visto. Ohayou gozaimasu. Allora, oggi facciamo una ricetta semplicissima, estiva. Spaghetti alla chitarra con pomodorini, datterini e basilico. Dico che sei bella e tu scherzi, ma quando mai? Dove siamo adesso? Nuoto nei tuoi occhi, la parte migliore di me. Ok, poi? Dai, allora, ora si incomincia a tagliare i pomodori. Innanzitutto assaggiamo, vuoi assaggiare, babbo? Questi sono datterini della Sicilia. Assaggiamo. Uno. Beh, buoni. Buono. Buonissimi, sì. Si sente che hanno preso il sole. Sono davvero buoni. Passa al pomodoro, no? C'è un piatto semplicissimo, no? Sì. Però va saputo fare. Perché se si buttano i pomodori così, non è che viene bene, quindi poi... Ma quindi c'è qualche consiglio? Beh sì, tanto poi faccio vedere come si fa. Perché non si possono buttare i pomodori così, a caso, e lasciarli in padella da soli, nel senso... Vanno curati bene, vanno schiacciati, va fatto fare il sughino con il sale e lo zucchero e va aggiunta un po' di acqua di cottura. Tanto ora farò vedere, quindi... E ora? Due belli spicchi di aglio e si schiacciano bene, così sprigiona un po' di profumo. Ma proprio così, eh? Sì, sì, così. E si buttano in padella e si accende. Un profumo questo basilico. Sì, molto. Il basilico ha dose, no? Ci chiedono. Che tu vuoi? No, basilico. Cichino. E che tu vuoi? Ne saluto mo, sono mai le lume, vai. Sì. Sì, crudo. Quello taglio. Succede. Eccola. Niente, amore, niente, che il babbo mi fa le domande tra bocchetto. No, gli ho detto a mamma una cosa in giapponese. Ma cioè, si mette così intero allora? Basilico. O si spezza? Allora, a casa mia si mette intero, poi ognuno fa il che vuole. Sì, si mette così intero perché è bello, cioè... Nel senso, è un peccato, capito, tagliarlo, perché è bello, poi a parte tagliare il basilico col coltello proprio, no, che diventa subito nero. Al limite uno lo può spezzare, però, boh, non lo so, io lo metto a crudo, quando la pasta è cotta, così, perché rimane il profumo e è più bello, per me. Che hai mangiato? Niente. Dai, capita, no? Dove l'hai trovato da mangiare? Un pomodorino? Brava, infatti quelli lì sono proprio tuoi, eh? Io li ho tagliati per te, amore. Mangiali pure, sono buoni? Sono quelli che abbiamo comprato insieme, amore. Ora cominciamo.
questa operazione che insomma è importante. Quello che dicevo prima. Sì, esatto, bisogna spremere un pochino il succhino, perché se non si spreme prima o poi è fastidioso quando lo vai a mordere in bocca. E poi anche ovviamente non ti viene un buon sugo. Bisogna spremere i semini. Il pomodorino ovviamente è un po' noioso, ma è molto importante farlo. Bisogna aggiungere lo zucchero in maniera che si fai un po' caramellare. Vabbè, intanto si mette così, poi si guarda. Ora piano piano questo zucchero contribuisce a fare il sugo. Quando tocchi chiù a luoghi di scala? Allora, il fuoco una ora è alto. È alto perché appunto deve ancora fare il sughino. Ora quando si vedrà che il sughino comincia a non fuoriuscire più dai pomodori e che si restringe, allora abbassiamo il fuoco e ci mettiamo un po' di acqua di cottura. Sì, siamo a buon punto. Ora si aggiunge un altro pochino di sale. Ok. Un altro goccio di zucchero. Ecco, ora bisogna stare attenti. Si sta ovviamente asciugando il sugo, quindi tra poco bisogna abbassare il fuoco. E se io ora mi lascio così da soli, tra 3 minuti e mezzo sono già bruciati. Quindi bisogna seguirli bene. Quindi hai abbassato il fuoco? Allora abbasso il fuoco e ci butto intanto 2 mestoli di acqua salata e poi si butterà la pasta. Ecco, li lasciamo un attimino così, vai. Allora apriamo gli spaghetti alla chitarra, all'uovo. Sono prodotti qua, proprio. C'è anche scritto prodotti da Vinci. Ma che dov'è? È un paesino in provincia di Firenze. Ah, Vinci? Sì, è proprio vicino vicino. Pasta Picchiotti, casa fondata nel 1866 e non mi pagano. Comunque sono buoni perché li abbiamo già provati. Quindi è proprio un'azienda di pasta fresca. Sì, sì, sono spaghetti alla chitarra, molto fini, ma ottimi. ~500 grammi? Sì, perché la confezione è da 250 grammi e quindi 500, perché 250 grammi non bastano nemmeno, cioè... No. Non si sa. E scolo.
pronta. Vai, grande mamma. Ecco. Bellissimo piatto. Grazie, spero sia anche buono. Quanti sicuro. Allora babbo, se... Mi sembra davvero buonissima questa pasta. Spero di sia, babbo. Quanti sicuro, guarda. Beh, sì. Comunque certo, aiuta, devo dire, davvero l'ottima qualità della pasta. Vero? Sicuramente. Ma questa pasta è ottima, guarda. Io dico stop. Stop. Ok. È proprio limite. Sì. Campai, masca. Vai, pronti? Campai. Allora, ci metto un po' d'olio? Allora, vai, sì, direi proprio. Ma sicuramente è buona questa pasta. Olio e anche il grano padano, comunque ci sta bene. Anche la grana? Sì. Vai. Certo che voi siete mangioni. Siamo mangioni? Mm-hmm. Allora buon appetito. Buon appetito, zuccoli. Ehi. Come mai? Piatto estivo? No, buonissimo. Io direi il piatto. No, davvero buona pasta. Il voto 5. Da 1 a 5 mi dai 5, amore? Sì. Grazie. E te, babbo, da 1 a 5? Da 1 a 5? Mm-hmm. A 5, dai. Vai. Mm. Grazie. Grazie. Dai, c'è certo, mamma. No, amore, ora sta già buona. Anche la mamma. Sammito a mamino balance ga. Complicis. Allora. È buonissima. È buonissima, amore. Mi fa molto piacere, sai? Buona. Quale voto? Ma 5 serve, dai. Ma sai, amore, l'ha fatta la mamma, quindi non mi posso dare 5. No, direi buonissimo. Direi 4, dai. Però effettivamente, guarda, questa pasta è buonissima perché raccatta, assorbe davvero bene il sugo. E se uno appunto fa un sugo curato così con i pomodorini e gli ingredienti sono di qualità, devo dire che è un piatto estivo, ma ottimo proprio. Cioè, sembra semplice ed è semplice, però
impegnatevi a farlo così bene, sicuramente sarà un ottimo risultato. Vero amore? Sono buoni i pomodorini freschi? Siciliani? Vengono dalla Sicilia, amore. Se mi mette il canale, anch'io. Baci, baci, mi ma... Mi ho casa. Già. Channel Torok. Channel Torok. Onegai shimasu. お願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。バシの。